partita non bella, dove l'unica cosa chiara era la gran voglia dell'Inter di fare due punti e la forte necessità della Fiorentina di non perdere. Dopo il tiro di Matteus, ottima occasione per Klinsmann, sul quale interviene Pioli al momento del tiro. Tra le variazioni nerazzurri abbastanza disordinate emerge questa bella manovra che termina col lancio per Berti. Il tiro non è forte, ma Reggini può fermare con l'aiuto di Pioli. Inter in gol all'inizio della ripresa, Desideri indovina l'angolo alto fuori dalla portata di Mareggini, 1-0. Solo a questo punto si vede la vera Fiorentina, comincia Masigno a tentare il colpo da 30 metri, Zenga respinge con difficoltà. Subito dopo Zenga è chiamato alla deviazione alta su forte diagonale di Dell'Oglio. L'occasione migliore per pareggiare capita a Battistuta che non riesce a mettere in rete da due passi. L'Inter potrebbe mettere al sicuro il risultato, ottimo lancio di Fontolan per Klinsmann che arriva solo davanti al portiere, la palla non entra. Iachini, in calpo al posto di Masigno, sfrutta bene un rinvio della difesa, Zenga salva ancora la rete ma per poco. Verso la mezz'ora la Fiorentina pareggia con un raso terra senza pretese di Fiondella, la palla rimbalza male davanti a Zenga e finisce in rete, 1-1. Tutto bene per Radice, Orrico ha ancora qualche problema. E mi torna ancora in mente